per la prossima settimana che programmi hai? Per la prossima settimana? Lunedì mi devo allenare in Fit Lab. Se avessi qualcosa di un po' più easy in programma, tipo diventare la madre dei miei figli. Arrivati a Milano, mettiamo l'ospite speciale che ovviamente è in ritardo. Soprattutto troppo tranquillo. E la gente che pippa, fa festa, queste robe qua. Ha chiesto a Stella di allenarci insieme. La prima cosa che mi ha detto è: basta non far culo. C'era una possibilità che facessimo gambe, nel senso. Devo mollare una cagata che non è reale. Non riesco ad andare fuori da casa mia. Anche tocca tenermela fino stasera. Torniamo a Padova alle 11 e forse per mezzanotte sei a casa. Arrivati in palestra. Siamo stati kickati dalla McFit. Le clip di prima non sono servite a niente perché siamo entrati, non ci hanno fatto fare la prova gratuita. Le abbiamo cambiato palestra e grazie a Dio la nostra Uber professionista. Uber ci è venuto in soccorso, abbiamo cambiato palestra. Siamo venuti in Fit Active e adesso facciamo schiena con la stellina. Pronta? Oh, te sei già calda dopo... Dopo l'elastico siamo pronti per fare. Iniziamo col pulle, dai, vai, muoviti. Veramente sarà un po' a caso perché non sono abituato a vedere così tanta gente in palestra. Di solito quando vengo in palestra io ho tutto quello che voglio a disposizione perché letteralmente è vuota. Sento molto in imbarazzo. Qualche consiglio per ingrossare il back? Mostra le poppe. Tira in fuori le poppe. Petto alto, schiena bassa con in fuori. Sono già rotta il cazzo di allenare upper. Ma il bello è che ti ho proposto allenamento e mi fai assolutamente no gambe. Hashtag non facciamo gluteo, io faccio solo gluteo. Una volta a settimana io e basta. Avevamo dubbi che non facessi gambe 10 volte a settimana? No, ti giuro, io upper non l'alleno. Una volta alla settimana, perché ho avuto problemi l'anno scorso con le articolazioni. In realtà se ne è gym bro. Se skippi upper sei gym bro. Ma non sei scomodo allenarti con le unghie così? Fatti i cazzi tuoi che gambe c'è tu anni, dai. Le unghie sono il tocco magico per allenarsi. Puoi definirti di Milano se non hai le unghie che sono il doppio della tua falange. Quante troiate devo sentire stamattina. Sente bene il cibo? Tutte queste cazzate non registrarle dopo è un peccato. Ho più callio di te. Cazzo ti alleni con i guantini tu? No. Stai andando dei crossfitter. Guarda, perfetti. Ma sicuramente meglio dei guantini. No. Perché hai qualcosa contro chi si mette i guantini? Sì, basta. E quante ne hai fatte? Boh, non mi ricordo. Io non le conto, sinceramente. Faccio un po' sentimento quando mi va. Sento le ali da gabbiano che stanno sfoliando. Una volta al mese ci sta a sentire un pump alla schiena. Faccio fatica a guardarti in faccia con tutti quei brillanti che c'hai addosso. Mi si bruciano gli occhi. Quali sai mettere almeno gli strap? Mamma mia. Che animale, oh. Non posso far figure di merda. Vai, vai. Se mi allenassi sempre con la stella sarei il doppio figurozzo. Se poi dopo lo facciamo un richiamino di gambe. Sì, sì, assolutamente. Mi serve il tuo supporto. Se no non ce la faccio a fare i 100. Grammi, vai. Stavi osservando come mettevo gli straps? Sì. Mi serve il tutorial se come metto gli straps. Due. Arriviamo a tre? Insomma. Quattro? Come valuti la mia forma? Vabbè, l'importante è provarci. È provarci e non riuscirci. Che umiliazione pubblica che è stata questa serie. Siamo l'hot machine, ma. L'esercizio preferito, l'hot machine? No, mi sta sul cazzo. Non c'ho voglia di farla, sinceramente. Sembra tu abbia una pistola puntata alle tempie per fare questo allenamento. Senti questo silenzio. Che verrà interrotto da noi che diciamo puttanate. Allora, io come ci prendo la scala per arrivare lassù? Dobbiamo costruire. Allora. Andiamo. L'ho fatto per i giocatori di NBA. Fai cagare. Se vuoi andare, signorina. Ah, sorry. Quasi non ti parlo. Sei 1,42 m. 62. Sin City was Angel. Ma in questo periodo non ci vuole niente. Sono uscita a cena, sono andata al lago, poi sono tornata a casa. Sono andata a dormire verso l'una. Vita milanese. Fare un cazzo fa fatica. Fa fatica. No, vabbè, c'è da dire che tipo da una settimana che vado a ballare tutti i giorni. Basta, ne ho fatte due, è finito. Sono rotta a cazzo. Levate le coglioni. Ci devo fare i professionisti. Ora ti faccio vedere come si dovrebbe svolgere un rematore. Perché stai studiando per fare la psicologa. Sto studiando per diventare una persona che potrebbe fatturare milioni all'anno, no? Perché già li fattura. Non lo diciamo. Ma Stella, io non ho capito una roba. Cos'è trucco? Questa è trucco, ma non è tutto trucco. Una riga che c'ho io naturale. Perché guarda, io c'ho il naso mobile. Quando mi strofino. Il naso mobile. Robe milanesi, evidentemente. Ora non è truccata, tipo. Ma tu l'accendi? Quando l'accento si vede tanto. Cioè, ora non è truccata. Svelato l'arcano uscere. Basta chiedere. Siete rotti coglioni. Copertina del video l'hai messa così. No, non ce la faccio.
Sono stanca. Com'era la storia che non fai bicipiti? Fatti una volta con Vicky, puoi anche chiederglielo. Ho avuto tipo i traumi per una settimana. Pensavo arrivassi dopo troppo in overreaching e non riesci più a fare i TikTok. No, ma io sono di costituzione così. Molto gym bro. Entra, entra, pensa. Come bello questo cigno. Ma è incredibile quel tipo. Ma scusa caro, ma tu per avere quelle vene lì usi qualche sostanza stupefacente? Ho cominciato a introdurre un integratore. Sì. Te lo consiglio. Come si chiama? Trembolone acetato. Sì. È aspro dolce. Allora. La camera, mamma mia. La trovavano dentro un muro. Che cosa hai detto? Grazie, gentilissimo. Presente gli indiani che costruiscono le case? Io uguale, in palestra. Te costruisci esercizi funzionali. Ma che si chiama questa presa? Presa caldi 10. Una wow. Figata sta roba, eh? Come se fossi cogliona io. Da una che allena up per una volta. Sono una donna, ma sono intelligente, a differenza di molte altre donne. Sei una mamma. Oh, mamma mia. Mi sento grossissima anche questo momento, ti giuro. La vera motivazione. No. Se fosse, che cazzo ne so, tipo su D-Max mega costruzioni, sarei più motivato ad allenarmi. Per Olimpia piangeva. Aveva mezzo mela. 27 kg. Ecco io. Voglio distrarla in mezzo del suo workout. Vai. Sì, ma smettila di imbruttirmi. Che cazzo vai. Mamma mia, come andiamo? Aggressive workout. Mamma mia. Mamma mia. Sono questa da sì, bianco però. Mi aspetta una bella session di gambe domani. Regolare. Con 200 kg di thrust. Non vorrei mai distrarla dall'allenamento della principessa. Out. Andare nella sala funzionale, fare le robe da crossfit. Sì, fare le... Prima no. Che ti spacchi le unghie. Però a te che ti durano? Questa fast life, per andare a ballare allenamenti pesanti in palestra. 8 mesi, 9 giorni e 14 ore. Che? Okay. Esercizio preferito della Stella, 4x10 Instagram stories. Sei una calistenica? Sì, cosa fai per fare questa? No, non mi metterò mai a fare quella roba, mi spiace. Sto smettendo di allenare la schiena. Cosa devi fare tu? Un po' di beach. Puoi fare bicipiti? Almeno della Vicky, che puoi fare bicipiti solo con lei. 8 kg in un alleno le braccia. Poi? Sì, vabbè, ma è un attore di coglione. Poi fanno male, va bene. Dopo ti affatichi troppo, non riesci, sì, non riesci a fare 8 TikTok a tempo. Sì, mai, non vorrei toglierti il lavoro. Stella, sei 2004. Se le forze dell'ordine stanno guardando questo video. Sì, c'ho 19 anni, non è che ne ho 12, eh. Riescono anche nel 2004, incredibile. Cosa? Ma quando è che ti alleni, Stella? Da oggi. Dall'app da oggi, probabilmente. No, mi alleno da un anno e 4 mesi. Ti avevo geneticamente portata? Geneticamente basta, non portata mica troppo. No, io la fortuna è che faccio, cioè anche quando ho smesso quest'anno, che ho fatto 2 mesi di stop perché ero vabbè. Estate, vai in palestra, ah. Nel senso. Bevi proprio da quel... per 2 mesi, sono tornata in palestra dopo 2 settimane, ero come prima. Genetica. No, sembra che sei bella avanti con gli anni. Bella dopata. Tu da quanto, scusa? Io sono 7 anni, sì, ma tipo fino a 2 anni fa sembrava che non avessi mai visto un peso. Tu pensa che le schede io me le faccio da sola e non seguo l'alimentazione. E vai a ballare anche tutte le sere. Io ci credo quando dicono magari che cazzo ne so. È genetica. Che è genetica, che gente sempre dopata, cioè certa gente sempre dopata, ma in realtà non lo è. Evidentemente l'alcol ti va sul culo a te. No, adesso da un botto che non... Non bevo, No, ieri sera avevo bevuto un calice di vino. Ho bevuto un calice di vino. Hai bevuto cancellina? Ma è nato il tuo fratello? Cioè, ovvio. No, non si doperà mai. Una grande sfortuna nella vita quello. Tipo Stella Caldi, io vengo da te. Tutto drippato, Zach Brass. E ti propongo un allenamento di schiena. E ti dico, levati dai coglioni. It's the finish for allenaments. And we going to the eat food. Because very very hungry. Come è stato questo allenamento? So very good. Per la prossima settimana, che programmi hai? La prossima settimana? Lunedì mi devo allenare il Fit Lab. Se avessi qualcosa di un po' più easy in programma, tipo diventare la madre dei miei figli. Sono fossi venuta con la Kawasaki Ninja. Se dicevo di te. Sì, è verde il mio colore. Sì?
Verde Zack, codice. Sto cazzo in culo 10. È la storia. Sta la caldi. Ma non ti... sta la caldi 10. Ma fa strano. Cosa? Che sei squadrata perennemente da chiunque. Cioè, sono squadrata? In palestra. In che senso sono squadrata? Tutti che ti. Dico. Squadrano. Ragazzo, guardi. Ti fa ansia. Frega il cazzo. Poi non ci faccio neanche caso.